Siamo a Gubbio con la classe prima O della scuola media Ottaviano Nelli Mastrogiorgio per raccontare un progetto. Addirittura una piccola delegazione è andata a Roma, ricevuta dalla presidente Boldrini, per presentare questo progetto, un vero e proprio video dal titolo Quel mazzolin di fiori, che rientra in un progetto nazionale incentrato sull'articolo 9 della Costituzione. Allora chiediamo alla professoressa, un po' referente della classe del progetto, di illustrarcelo questo progetto. Che cosa dovevano fare i ragazzi? Allora, i ragazzi dovevano realizzare un video di 5 minuti al massimo in cui mettevano in evidenza quelli che sono il patrimonio, le ricchezze culturali della nostra città, perché il tema di quest'anno era la cultura, il patrimonio artistico e paesaggistico come strumento per combattere la crisi. Noi avevamo già messo in atto, visto che siamo ormai diventati scuola media unica Mastro Giorgio Nelli, un progetto sulla bellezza, che per le prime medie partiva proprio dalla conoscenza di sé per scoprire il bello che c'è in ciascuno di noi e poi conoscere il bello che ci circonda. Quindi questo progetto, diciamo che andava veramente ad hoc per la nostra attività. E quindi abbiamo iniziato a lavorare sul discorso di che cos'è la Costituzione, cosa prevede l'articolo 9 e chiaramente avevamo a disposizione una ricchezza enorme che Gubbio offre, sia dal punto di vista architettonico, paesaggistico, folcloristico, e i ragazzi si sono impegnati a studiare degli slogan, a realizzare del materiale per mettere in evidenza quelli che sono gli aspetti salienti della città. Ci siamo avvalsi della collaborazione di Claudio Sannipoli per quello che riguarda il discorso montaggio, video, perché chiaramente ancora le nostre competenze in prima media sono limitate. Loro hanno messo freschezza, entusiasmo, gioia di vivere, che proprio si legge in questo video, che è stato l'elemento forse chiave che ci ha permesso di conseguire questo risultato. Ecco, il risultato qual è stato? Come è stato accolto questo video anche a Roma quando siete andati pochi giorni fa? È stato accolto molto bene, infatti ecco, consideriamo che erano 700 le scuole partecipanti al concorso, è stata fatta una selezione per cui a Roma sono stati convocati 12 scuole medie e 18 superiori, e nell'ambito delle 12 scuole medie noi abbiamo ottenuto il secondo premio. È stato veramente un successo, la dottoressa Occorsio del Ministero dei Beni Culturali ha promesso che verrà a Gubbio perché vuole realizzare un incontro a livello cittadino, perché se l'intento del progetto era quello di combattere la crisi attraverso questo patrimonio storico, culturale, artistico, paesaggistico, il nostro video è un piccolo contributo per far conoscere Gubbio anche al di fuori di questo nostro contesto locale dell'Umbria. Quindi siamo stati sorpresi e contenti del risultato conseguito. È stata una bellissima occasione perché abbiamo avuto modo di conoscere tanti altri ragazzi di tutta Italia, perché c'erano dalla Sardegna alla Sicilia alla Campania, e quello che è stato bello è di notare come la scuola pubblica è comunque una risorsa. Io ho visto dei rapporti bellissimi tra gli alunni e i loro insegnanti, l'entusiasmo che c'è da parte di ragazzi di fasce di età diverse per questo nostro paese, che è comunque qualcosa di unico e che ci contraddistingue nel mondo e di cui dovremmo essere orgogliosi senza, diciamo, lamentarci sempre e continuamente. Un grosso contributo è stato dato dal professor Menichetti, che è stato un po' l'ideatore del progetto, colui che ci ha spinto a realizzarlo. Allora, venerdì scorso voi eravate a Roma, ragazzi, Matilde e Martina erano alla Camera dei Deputati per presentare questo vostro video e conoscere il risultato del concorso. Siete arrivate seconde, eravate all'aula dei gruppi parlamentari, con voi c'era anche la presidente Laura Boldrini. Allora vi chiedo, anzi lo chiedo a te Matilde, che emozione è stata ritrovarsi lì e scoprire di aver vinto il secondo premio? Allora, è stata una bellissima esperienza che ci ha permesso di scoprire il mondo futuro e ci siamo divertite, abbiamo avuto una bellissima accoglienza e è stato molto bello presentare il nostro progetto a tutti gli altri e a far scoprire che Gubbio è una bellissima città e che speriamo che entri nel patrimonio dell'UNESCO.
Ma quando avete scoperto che siete arrivate seconde, cosa avete pensato? Allora, è stata una forte emozione perché non sapevamo che potevamo arrivare così in alto e fra 700 scuole arrivare secondi è un bel risultato. E poi abbiamo presentato il nostro progetto all'aula dei gruppi parlamentari. L'avete illustrato? Chi ha parlato? Io ho parlato. Eri un po' emozionata? Molto. E la Presidente Boldrini cosa vi ha detto? Ha parlato con voi? Allora, la Presidente Boldrini ha fatto un discorso molto bello e molto significativo prima, però poi è dovuta andare via e quindi il nostro discorso non ha potuto sentirlo. Peccato. Però tutti gli altri giudici sono rimasti molto colpiti. Quindi voi del vostro video cosa pensate? Perché è piaciuto? È piaciuto perché abbiamo fatto vedere Gubbio e poi abbiamo messo tutto il nostro spirito e quindi è stato bellissimo. Abbiamo inventato degli spot che molto belli. Allora Giulia, in tanti avete partecipato alla realizzazione di questo video, c'è chi vi ha sostenuto, c'è chi vi ha aiutato e non appare in video, tra queste bisogna ricordare la dottoressa Graziella Cirri che è la direttrice del Museo del Palazzo Ducale, ma io voglio sapere da voi che l'avete realizzato concretamente questo video, come è nato il lavoro, come l'avete studiato e poi come lo avete proprio realizzato? Allora, prima di tutto grazie al professor Renzo abbiamo potuto partecipare a questo concorso e poi piano piano abbiamo incominciato a fare degli slogan molto carini e anche simpatici, per esempio articolo 9 per dare un calcio alla crisi e poi abbiamo inserito anche delle nostre passioni come il calcio, la musica e anche l'amore per i ceri e poi siamo riusciti anche a fare degli striscioni grazie alla professoressa Francesca Piarini d'arte e ci siamo divertiti molto perché è un progetto molto interessante perché abbiamo potuto scoprire la nostra città molto meglio e abbiamo potuto anche visitare il Palazzo Ducale e abbiamo visitato anche il Palazzo dei Consoli con una guida molto e abbiamo scoperto molte cose. Quindi insomma una grande occasione da tanti punti di vista, vi siete divertiti soprattutto? Sì, moltissimo, anche perché è un video realizzato così, non capita molte volte e un progetto del genere anche a livello nazionale non credevamo di arrivare così tanto in alto, però ci siamo riusciti con il nostro impegno e ci siamo anche soprattutto divertiti. L'immagino. Ascolta, quindi secondo te quanto davvero è possibile dare un calcio alla crisi grazie alle risorse che una città bella come Gubbio può avere, dal patrimonio artistico, culturale, paesaggistico, è davvero possibile? Sì, anche perché attrae molta gente, gente da fuori, anche i turisti, infatti ci sono anche diverse altre cose, per esempio c'è il sentiero francescano che passa proprio a Gubbio. Ascolta, fammi un altro esempio, avete usato anche dei giochi di parola per fare questi slogan, te ne viene in mente uno al volo, poi lo mandiamo integrale, è il vostro video. L'Italia ha fatto la storia e la storia ha fatto l'Italia. Come li avete studiati, in classe? Sì, in classe, quando è venuto Claudio Sannipoli in classe, ognuno scriveva dei slogan, poi li selezionavamo e li miglioravamo anche. L'anno prossimo vi piacerebbe rifare ancora un progetto del genere? Sì, tantissimo. Quel mazzo lì di fiori che viene dalla montagna. Quel mazzo lì di fiori che viene dalla montagna. E porta ben chi non si bagna, chi lo voglio regalare, porta ben. L'Italia ha fatto l'Italia e l'Italia ha fatto la storia.
la crisi attraverso la cultura e il patrimonio storico-artistico. Articolo 9! Gettano in faccia alla crisi! Valorizzare il genio e la creatività italiana. Articolo 9! La cultura è un orgoglio italiano. Articolo 9. Di sana e robusta Costituzione. Articolo 9. La cultura.